Igor Pellicciari, console della Federazione Russa dell'Emilia-Romagna a Bologna, e volevamo un attimo sapere lei che idea si è fatta su questo forum che si è tenuto oggi qui a San Marino. L'idea parte da lontano ed è quella di chiedersi il perché lo Stato più grande d'Europa e anche del mondo, la Federazione Russa, abbia sempre mostrato interesse per le statualità piccole e in particolare per la Repubblica di San Marino. E per converso, perché la Repubblica di San Marino ha considerato la Federazione Russa, come dire, ha ricambiato questa attrazione. E, ovviamente la questione può essere letta da vari punti di vista. Poetico, simbolico e anche politico, istituzionale e internazionale. In questa fase a noi interessava più quest'ultimo aspetto. È venuto fuori che la Russia e San Marino si comprendono perché entrambe in qualche modo hanno una relazione che lega sovranità e estensione territoriale. Una, nel senso che la Russia è troppo grande e in qualche modo ha dei problemi dalla sua estrema estensione territoriale, dall'altro San Marino invece è un paese troppo piccolo. Però, pur avendo, come dire, i fattori, rapporto inverso, si tratta sempre di una relazione problematica tra sovranità e estensione territoriale. In qualche modo il gigante capisce meglio i problemi del nano e viceversa. E questo però, trasportato in un ambiente di relazioni internazionali, rende questi due paesi degli ottimi partner istituzionali, in particolare in un momento in cui invece pare che tra le stato-nazioni tradizionali ci siano invece dei problemi, in particolare sul livello multilaterale, a interfacciarsi. Che idea si è fatto, ovviamente anche del particolare modo col quale viene dipinta un po' la Russia dai mainstream italiani, quindi viene data, diciamo, un'idea un po' particolare, un po' non sempre veritiera, ecco, sulla Russia, sul conto della Russia da parte dei mezzi di informazione italiana? Dunque, che ci sia un mainstream che in qualche modo raffigura la Russia come gli altri, no? O l'altro, l'opposto, è evidente e a tal punto che il problema va affrontato non da un punto di vista emotivo, ma da un punto di vista di analisi dell'informazione e poi anche politico. Io e i miei studenti a volte amo dire che diciamo che la Russia spia e gli americani invece fanno intelligence, no? Cioè c'è sempre questo modo di in qualche modo di raffigurare, associare le realtà alla Russia con un connotato negativo tendente al peggio. È anche vero che c'è una ragione storica di questo, è che tradizionalmente il mainstream sul pericolo rosso che ha determinato tutto il periodo sovietico poi è stato ricompattato molto facilmente nel pericolo russo, no? Va anche detto, e qui posso confermare per quanto riguarda la mia limitata esperienza del mio territorio, l'Italia rispetto ad altri paesi europei in realtà comunque si colloca su posizioni più soft, sia a livello istituzionale sia soprattutto a livello di società, di interazione. I commenti che accompagnano la Russia stanno diventando sempre più obiettivi. Direi a volte anche di sostegno, sinceramente, ecco, rispetto ad altri paesi europei in cui c'è una pregiudiziale molto forte che dura a morire. In Italia, devo dire, c'è un'inversione di tendenza in atto e lei lo può vedere anche soltanto osservando i siti web dei principali quotidiani. In calce agli articoli ci sono i commenti dei lettori. Gran parte di questi commenti sono molto più obiettivi degli articoli a cui a volte seguono, insomma. Ultima domanda, durante i lavori della conferenza è emersa la necessità di dover resettare un po' quella che, tra virgolette, è la professione del giornalista. Lei si sente di condividere tale visione, tale punto di vista? Il sistema delle relazioni internazionali è nuovo, per cui un po' tutti i lavori devono essere resettati, direi anche il lavoro diplomatico. Oggi la diplomazia culturale a livello bilaterale può tenere cose fino a poco tempo fa impensabili, che se non si era nella stanza dei bottoni la cosa in qualche modo non avrebbe portato alcun risultato. Il giornalista va di conseguenza. A mio avviso, è facile a volte
scambiare la causa con l'effetto. A mio avviso un giornalismo che non funziona non è la causa del problema, semmai è l'effetto. Per cui riformare il giornalista o il giornalismo come lavoro o la diplomazia senza riformare il sistema delle relazioni corre il rischio di essere un lavoro, come dire, come disinfestare una casa senza togliere gli scarafaggi. Dopo qualche giorno ritornano, cioè il problema qua penso sia più a monte. E quello che lei, cui lei accenna è reale, oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione, però io la leggo più come una conseguenza a valle.